Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide e con me è mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qui con una nuova recensione che vede il protagonista Pennywise direttamente dal primo film del 2017, It. Allora, questa è la scatola. Parliamo di NECA Ultimate, quindi solita scatola che si apre a finestra. Questa è una delle tante action figure che NECA fece uscire ai tempi di Pennywise, ce ne sono tantissime e andiamo poi a vederne un po' qui sul canale. Cominciamo da questa, dove troviamo all'interno, come possiamo ben vedere dalle immagini dietro, alcuni accessori importanti, tra cui il braccio di Georgie e il palloncino con scritto I love you, Derry. Bene, direi di non perdere altro tempo. Prima di cominciare la recensione, però, siamo felici di ospitare il nostro amico Andrea, che dirà due parole sul film e poi ci rivediamo qui per la recensione. Ciao Davide, ciao ragazzi, grazie per avermi ospitato come sempre sul vostro canale, per me è sempre un enorme piacere. Non perdiamo tempo perché immagino che tutti vorranno vedere questa action figure nel dettaglio e parliamo brevemente di questo film, ovvero il film da cui è tratto il personaggio di Pennywise che fra poco vedremo con Davide. Stiamo parlando di It del 2017, diretto da Andy Muschietti, e Bill Skarsgård interpreta il personaggio di Pennywise. La storia brevemente narra di questi bambini che vivono in questa città che si chiama Derry, una città inventata, in cui succedono delle cose veramente strane. Ogni 27 anni succede qualcosa di particolare. Il film ci narra le vicende appunto dei nostri perdenti. Il film si apre con la morte proprio di Georgie per mano di Pennywise. Quindi i nostri dovranno scoprire che come mai è scomparso, come mai oltre a Georgie scompaiono tutta una serie di bambini, e quindi la storia li porterà poi ad affrontare Pennywise e tutto quello che succederà. Il film, secondo me, è veramente ben riuscito, ha una bella fotografia, una bella regia. Bill Skarsgård funziona incredibilmente a livello visivo, purtroppo più a livello visivo che a livello di prova attoriale, perché purtroppo gli danno pochi monologhi a questo Hit, quindi questo mi fa un po' storcere il naso, però in realtà comunque anche tutti gli attori bambini funzionano benissimo, quindi nonostante la storia sia impostata in maniera semplice, ovvero il bambino che incontra Hit, poi si rincontrano, incontra Hit, poi rincontra Hit, e poi tutti abbiamo incontrato Hit, andiamo a sconfiggerlo, però oltre questo, io l'ho apprezzato come film, l'ho visto al cinema, lo rivedo sempre volentieri e quindi per me è un film promosso, questo Hit del 2017 di Andy Muschietti. Ora ripasso la palla a Davide, grazie mille per avermi ospitato e andiamoci a gustare questa bellissima action figure. Ciao a tutti e vi ricordo che ho un canale, trovate in descrizione di questo video il link per seguirmi se volete iscrivere e mettere like ai miei video. Se volete iscrivervi, insomma, seguirmi anche a me. Ciao a tutti e ciao Davide, ciao ragazzi, ciao ciao. Ok, eccoci con la nostra action figure fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a circa 20 cm. Allora, partiamo dal volto. Questa è l'action figure che è caratterizzata dal sangue, praticamente è quella sporca di sangue, quindi questa è la sua, diciamo, statistica principale. Allora abbiamo questo volto con gli occhi rossi e gialli, la faccia tutta sporca di sangue, fatta secondo me benissimo, sembra sporco davvero, ottimo. La testa possiamo muoverla, ruotarla, i capelli direi fatti benissimo, guardate anche le crepe qui sulla fronte. Abbiamo il sangue anche sul colletto che è in gomma, apertura delle braccia fino a qui, possiamo ruotare la spalla, abbiamo la rotazione sul bicipite, il doppio snodo sul gomito, poi abbiamo questa mano montata a sinistra che possiamo ruotare e muoverla. E poi abbiamo quest'altra mano
a destra per impugnare. Andiamo sul corpo, abbiamo i tre pompon rossi, uno snodo unico qui sotto il petto che ci permette di andare avanti e indietro, destra e sinistra, a ruotare. Andiamo ai pantaloni che sono anch'essi sporchi di sangue in gomma, che poi pantaloni in realtà è il vestito in gomma che avvolge la cintura. Andiamo alle gambe, che possiamo aprirle fino a qui a causa del vestito, in avanti e indietro anche limitate. Doppio snodo anche sul ginocchio, e devo dire fatto molto bene. Arriviamo alle caviglie con questa parte del vestito in gomma, molto bello. Le scarpe, abbiamo lo snodo sulla caviglia, su e giù, abbiamo la rotazione e anche laterale. Può ruotare anche la parte inferiore della gamba. Sotto abbiamo i fori per un'eventuale basetta e dietro nulla da segnalare. E questo è il nostro Pennywise. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo due mani aperte, sporche di sangue anche queste. La seconda testa, che a mio avviso è bellissima, con la bocca aperta, sempre sporca di sangue. Poi abbiamo il braccio mozzato di Jordi. E infine abbiamo il palloncino I Love You Derry, con, diciamo, lo spago fatto in fil di ferro che andrebbe inserito in questa mano. Qui abbiamo un foro e dovremmo inserirlo qui. Ma per esperienza personale, visto che ne ho avuti diversi, è un metodo davvero bruttissimo, perché quando andiamo ad inserire questo fil di ferro, diciamo, all'interno di questo foro, praticamente la parte bianca del fil di ferro si solleva e passa solamente il fil di ferro. Quindi è un sistema davvero bruttissimo e secondo me potevano inventarsi qualcosa di meglio. Tra l'altro, diciamo, questo fil di ferro come spago è, secondo me, una bruttissima soluzione, perché poi a lungo andare piegandolo non tornerà mai dritto come era all'inizio. È brutto da vedere, quindi secondo me potevano inventarsi qualcosa di diverso. Fare magari un bastoncino duro di plastica, senza dare la possibilità di piegarlo, di muoverlo, che tanto non ce ne frega niente, perché comunque quello che ci interessa è che il palloncino stia su, e così non andavamo a rovinare l'estetica dello spago. Però vabbè, I love you, Derry. Ok, ecco le nostre valutazioni finali. Allora, secondo me questa è una delle action figure più belle che NECA ha fatto di Pennywise, tratto dal primo film. Stando agli accessori, ovviamente, perché NECA, per quanto riguarda il primo film, ha fatto uscire tante action figure diverse con accessori diversi. Quindi abbiamo tantissimi Pennywise, stesso corpo, però ogni Ultimate ha degli accessori diversi. Questo è sicuramente e ovviamente una mossa di marketing per fare tanti soldi, e costringere la gente a comprare tutte le action figure, anche perché le ha fatte uscire un po' alla volta, quindi la gente non sapeva che sarebbero uscite così tante action figure, quindi anche uno come me le ha comprate piano piano tutte quante, fino ad accorgersi che poi era un gioco di NECA per farci spendere soldi. Infatti poi dopo io le ho vendute tutte e non ho comprato neanche quella del secondo film, tra l'altro, perché poi dopo mi ho stufato e sono passato ad altre marche. Comunque, in tutti i casi, se dovessi consigliare
un action figure NECA di Pennywise, secondo me questa sarebbe in cima alla lista. Jason, tu che ne pensi? Molto bella. Io ho due, cioè, ho due difetti. Le Sì. spalle sono troppo in giù. Sì, in effetti non mi piacciono quelle spalle lì, sembrano E sgonfie. invece le mani sono grigie. Invece che bianco. Sì. Sì, in effetti questo abbiamo visto che in molte action figure è stata fatta questa cosa e non ho capito perché i guanti dovrebbero essere bianchi. Va bene, bene farli sporchi, perché magari Perché un... sangue. No, sporchi intendo anche come bianco, no? Il bianco un po' sporco, però qui è proprio grigio. Quindi... Boh, vabbè, In tutte comunque. quelle dell'uno ha le mani grigie e invece quelle del due tutte bianche. Si vede che nel 2 poi l'hanno capito. Ah sì. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Ringraziamo Andrea per la partecipazione a questo video. Ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto. Oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con... Jason. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao!